Con le vittorie di Matteo Pollini in gara 1 e la risposta di Mirko Zanardini in gara 2, il campionato italiano sport prototipi ha vissuto al Mugello un nuovo appuntamento di grande spettacolo. Ma la pista toscana, una delle più tecniche al mondo, con i suoi continui cambi di direzione e di pendenza, è stata anche un importante esame di maturità per i protagonisti della serie tricolore e per le Wolf Thunder motorizzate Aprilia RSV4. Una prova peraltro superata a pieni voti con le sport car monoposto del marchio ex Formula 1, risultate come le vetture più prestazionali dell'intero ACI Racing Weekend e con Dario Capitanio, autore della pole position di quasi 2 secondi più veloce del primato ottenuto nel campionato italiano Gran Turismo dal finlandese Kron e dalla BMW M6 GT3. Come una sport prototipo di soli 1000 cm cubici e 193 cavalli possa surclassare una sport car V8 di 4400 cm cubici ed oltre 500 cavalli, lo spiega proprio il giovane pilota romano che nella sua carriera già vanta esperienze importanti anche tra le GT. Com'è possibile tutto questo? Beh, cominciamo col dire che comunque la Wolf GB08 Thunder è una vettura che fa a vuoto intorno ai 380-390 kg contro i 1000 passa di una vettura GT. Quindi questo cosa vuol dire? Che noi possiamo sfruttare il peso a nostro vantaggio, quindi abbiamo meno tempi morti perché dobbiamo spostare meno forze. Per esempio, partendo dal rettilineo, noi in fondo al rettilineo senza scia prendiamo una velocità media di circa 225-230 km/h contro i 270 di una vettura GT. Qual è la grande differenza? Che cosa succede? Che qui la frenata della San Donato, una vettura GT frena intorno ai 110 metri, noi freniamo intorno ai 60 metri. Questo vuol dire che ci sono circa 40-45 metri di scarto dove loro sono con il piede sul freno e noi stiamo ancora accelerando. Quindi questo già è un delta di guadagno. Inoltre, per una curva di percorrenza, come sono praticamente tutte le curve del Mugello, perché ricordiamo che è una pista dove difficilmente si mette la seconda marcia, forse si mette in una curva, quindi per capire un attimo la velocità media del circuito, c'è un delta che va tra i 10 e anche 30 km/h di velocità di percorrenza di differenza tra una vettura sport prototipo e un GT, quindi è lì che facciamo la grande differenza. Quindi io che cosa faccio? Arrivo, freno 40 metri dopo, qui ho già mollato il freno, la mia velocità di percorrenza è molto più alta e sono già con il piede sul gas. In una curva come la Luco, per esempio, che è una S veloce, noi entriamo senza frenare in qualifica, mentre un GT frena e toglie una marcia. Quindi considerate che qui il peso è molto più influente della potenza, perché tra una curva e l'altra io non posso dare full gas con 600 cavalli, lo posso fare con 200, con una vettura che ne pesa 380 kg. Quindi già qui recuperiamo tantissima velocità di percorrenza. Considerate che in un cambio di direzione, un conto è spostare, cambiare la direzione di 1000 kg, un altro conto è farlo con una vettura di 380 kg. Qui arriva la grande differenza. Questa è una S molto veloce che noi facciamo in terza marcia, che diventa subito quarta qui. Quindi per noi qui il punto di frenata è minimo, si tocca il freno e si entra. Gas aperto, piena la seconda, tutto pieno, si scende Casanova pieno, Savelli pieno, Arrabbiate pieno. Velocità di percorrenza media di una Wolf GB08 Thunder nelle Arrabbiate va dai 200 ai 210 km/h di percorrenza. Una vettura GT entra intorno ai 170 orari e esce forse ai 190. Quindi considerate qui che grande differenza di tempo che c'è. Stessa cosa a Scarperia. Scarperia c'è un punto cieco di frenata. Quindi per noi la frenata non dovrebbe essere un problema, no? Portando poco peso. Per il GT comincia a essere una frenata impegnativa. Si scende qua, noi siamo pieni. Qui arriva per noi il punto di difficoltà, diciamo, perché oltre il correntaio che è una curva stretta, quindi non si può fare tanta differenza. Considerate che più la curva è veloce, più il raggio della curva è ampio, più puoi fare la differenza. Perché? Perché hai più spazio, più delta di velocità di inserimento. Mentre invece in una curva lenta, bene o male, i pesi vanno messi nello stesso punto. Okay? È chiaro che poi quando noi andiamo sul gas, con 200 cavalli, si sente la differenza. Per esempio, per noi questo è un rettilineo. Si può fare in scia, senza scia, in due, sul cordolo, sul prato, va bene uguale. Questa è sempre piena. Un GT la devi impostare. Devi impostare la curva, usare bene il volante per non andare sul prato qui in uscita.
Dopodiché questo è tutto un rettilineo dove loro ci daranno almeno dai 20 ai 30 km/h sul rettilineo. Curva veloce, si va sul gas a centro curva e da qui in poi, sì, è vero, guadagnano, ma alla fine del giro gli abbiamo comunque guadagnato più di un secondo e mezzo. L'appuntamento con il campionato italiano sport prototipi è ora ad Imola nel weekend del 29 luglio per il quarto round stagionale.